Buongiorno dalla redazione di Udi News TV. Andiamo a Trieste con la cronaca in apertura di questa edizione del nostro TG. Tre persone, un 33enne e una 18enne residenti a Trieste, un cittadino iracheno richiedente asilo, sono stati arrestati dalla squadra mobile della questura con l'accusa di spaccio di stupefacenti. L'indagine diretta dalla locale procura della Repubblica si collega a quella che lo scorso maggio aveva portato all'arresto di due presunti spacciatori, un giovane iracheno e una donna italiana, coinvolti assieme a questi indagati in un'attività di spaccio di varie tipologie di droga nelle piazze triestine. I tre erano stati notati più volte in compagnia di altri spacciatori nella zona della stazione centrale e dell'adiacente Silos, aree già al centro di un'altra attività di indagine, culminata a marzo con l'arresto di numerosi spacciatori all'interno della struttura fatiscente. La droga, cocaina, eroina, hashish, veniva reperita a Mestre o in Slovenia. Il reddito di cittadinanza non è la risposta alla crescita della povertà nella nostra regione e tantomeno alla necessità di rilanciare l'occupazione. A dirlo non soltanto una percentuale di bocciatura delle domande esaminate che si attesta attorno al 35%, ma anche i ritardi nell'esame delle richieste, soprattutto quelle presentate da stranieri in possesso dei requisiti di residenza e la sua scarsa incisività sul terreno delle politiche attive del lavoro. A denunciarlo la CGIL del Friuli Venezia Giulia. Tra le criticità che il reddito di cittadinanza non risolve, spiega Rossana Giacaz, responsabile welfare della segreteria regionale della CGIL, c'è la situazione dei centri per l'impiego e dei servizi sociali dei comuni, caratterizzata da un progressivo calo degli organici e da un crescente ricorso a dipendenti precari, assunti a termine o da agenzie interinali o addirittura esterni, come avviene nell'ambito dei servizi sociali. Chi lavora in questi settori, fondamentali per una risposta più efficace al disagio e alla disoccupazione, o non viene sostituito quando va in pensione o in malattia, oppure viene sostituito da lavoratori precari o attraverso appalti. Addirittura paradossale, poi, prosegue la nota della CGIL, che gli stessi navigator, ingaggiati come tutor o supervisori alle pratiche di reddito di cittadinanza, lavorino con contratti a termine. In sostanza, abbiamo precari che dovrebbero aiutare altri precari a trovare lavoro, un vero e proprio cortocircuito. Ad aggravare il giudizio del sindacato, i dati anticipati in sede di comitato INPS regionale, secondo i quali, a fronte di 20.400 domande di reddito di cittadinanza presentate tra il 6 marzo e il 25 giugno, sono solo 10.300 quelle accolte. La differenza, aggiunge Rossana Giacaz, non sarebbe data soltanto dalle domande respinte, la cui percentuale, a seconda della provincia, varia dal 23 al 40% delle pratiche concluse, ma anche dall'elevato numero di pratiche sospese, indice che intoppi e ritardi stanno rallentando l'iter delle domande. Quanto agli importi, l'erogazione media mensile è di 520 euro in linea con i dati nazionali. Un altro tema sollevato dalla CGIL riguarda il progressivo calo degli organici INPS, per giunta in un momento in cui l'istituto è fortemente sotto pressione per far fronte non soltanto alle pratiche di reddito cittadinanza, ma anche alle domande di pensionamento con quota 100. Dal 2009 a oggi il personale operante nelle diverse sedi della regione è calato da 780 unità, dato del 2019, alle 550 di fine 2018, un calo del 30%, e tra il 2019 e il 2020 sono previsti ulteriori 66 esodi per pensionamento a fronte di sole 22 assunzioni. E apriamo adesso il collegamento con la nostra troupe esterna, con Francesca Santoro, che si trova al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove è iniziato questa mattina un convegno internazionale che affronta il tema della solitudine. Francesca, buongiorno, a voi la linea. Sì, buongiorno Angela, esattamente come hai detto tu, oltre 900 i partecipanti a questo importante convegno promosso da IFOTES. Con noi la direttrice Diana Rucli. Di cosa si parlerà in questo convegno e perché a Udine? Allora, si parlerà di solitudini e di relazioni. Infatti il titolo è Uscire dalla solitudine e costruire relazioni. E perché Udine? Perché comunque a Udine c'è un ufficio Citasane che si occupa di salute sociale, già, e quindi siccome la solitudine, le relazioni, la capacità relazionale,
fanno parte di quella dimensione della salute che chiamiamo salute sociale e c'erano le opportunità per fare qui questo convegno. Più di 900 partecipanti provenienti da tutta Europa, ma non solo. Chi sono le persone che hanno chiesto di prendere parte a questo convegno? Allora, sono operatori della helpline, cioè dei telefoni amici, quello che diciamo che sono telefoni amici. Arrivano da 20 paesi, prevalentemente europei, però abbiamo anche dei colleghi peruviani, dei colleghi da Haiti, quindi insomma siamo veramente contenti di avere anche persone che arrivano da così lontano. Poi prevalentemente sono tedeschi, dal nord Europa, da diverse parti, e sono tutti volontari delle helpline. Fino a domenica tanti incontri, non solo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, ma anche in altri luoghi della città di Udine. Queste persone però gireranno, quindi diciamo che questo convegno è anche un veicolo promozionale per il territorio. Assolutamente sì, l'abbiamo proprio programmato anche in questo senso, quindi finiti i lavori diciamo quotidiani, le persone andranno in giro, visiteranno Udine, i musei, faranno attività, giri in bicicletta, cioè molte attività, ma abbiamo pensato anche di valorizzare il territorio, infatti ogni sera ci saranno dei gruppi che in pullman andranno nei borghi più belli attorno a Udine. Una particolarità di questo convegno a Udine è il fatto che ci sono degli incontri aperti al pubblico. Sì, ogni giorno ci sono almeno 3 sessioni aperte al pubblico, a fine mattinata e a fine pomeriggio, proprio perché i volontari della helpline sono comuni cittadini formati, quindi lo stile, il tono di questi convegni è molto divulgativo, è molto accessibile, non è per addetti ai lavori, non è troppo tecnico e quindi abbiamo pensato che fosse una bella opportunità anche per i cittadini udinesi che lo desiderano di venire a ascoltare qualcosa. Grazie a Diana Rucli e a te Angela. Grazie a Francesca Santoro per questo collegamento. Noi parliamo di sanità adesso con una nomina importante per un friulano. Lucio Mosse, il nuovo presidente della Società Italiana di Cardiologia dello Sport. Rimarrà in carica per il biennio 2019-2021. È stato eletto a stragrande maggioranza al congresso nazionale tenutosi a Roma. Già responsabile del Dipartimento di Cardiologia dell'Ospedale di San Daniele e dell'ambulatorio di Codroipo dal 2006, attuale responsabile del progetto transmurale Medicina di Iniziativa. Nata nel 1981, la Società Italiana di Cardiologia dello Sport si propone di favorire il progresso e la diffusione delle conoscenze sugli effetti dell'esercizio fisico e dello sport sull'apparato cardiocircolatorio di individui sani e sugli effetti dell'attività fisica nella riabilitazione dei cardiopatici e nella prevenzione delle cardiovascolopatie degenerative. I ricercatori italiani hanno dato grande contributo a livello mondiale a questa branca della cardiologia, consentendo grandi conquiste nella prevenzione della morte improvvisa nello sport. La società ha grandi meriti scientifici, ha detto Moss, commentando la sua elezione. Credo che il mio compito sia di mantenere un grande rigore scientifico e di portare un po' l'esperienza e i bisogni, soprattutto di aggiornamento, nei centri periferici. La maggior parte dei medici sportivi e cardiologici sportivi non ha a disposizione tutte le possibilità tecnologiche dei vari centri. Vorrei favorire i rapporti tra periferia e centri di riferimento. Queste le prime parole del nuovo presidente della Società Italiana di Cardiologia. E andiamo a Lignano adesso, torniamo a Lignano, dove ormai è scattato il conto alla rovescia per il concerto di Jovanotti, per il Jova Beach Party in programma sabato. Luciana Idelfonso ha sentito il vice sindaco Marosa, che ha fatto un po' il punto sui preparativi proprio per il grande evento. Ecco il servizio. È partito alla fine questo conto alla rovescia per voi come amministrazione di Lignano, un punto importante per il rilancio della località turistica? Beh, in effetti è già da dicembre che se ne parla e man mano che i mesi sono passati ci siamo resi conto di quanto grande sia questo evento. Un evento che vedrà il debutto di Jovanotti nella spiaggia di Lignano Sabbia d'Oro, il primo di 17 date, sono oltre 70 i giornalisti a carta stampata, 30 le televisioni collegate, dunque veramente un battage pubblicitario non da poco. Poi si può vedere effettivamente questo villaggio che creerà a livello di layout qualcosa di unico. Non è né un concerto, né una tournée, né un festival, è qualcosa di unico e noi siamo in trepida attesa.
45.000 le persone che arriveranno, più tutti curiosi perché la musica non ha barriere, quindi il concerto bene o male si sentirà un po' su tutta la spiaggia. Beh, Lorenzo ritorna a Lignano dopo 22 anni e per noi è un obiettivo incredibile. Nel momento del suo massimo successo sicuramente riuscirà a calamitare l'attenzione di un target molto vasto, non solo famiglie, non solo bambini, anche adulti. Il suo pubblico veramente spazia dagli ottenni ai novantenni. Dunque sicuramente una presenza molto folta, oltre i 45.000. Noi stiamo cercando di prepararci dal punto di vista della sicurezza, della viabilità. Abbiamo cominciato adesso a diramare tutte le informazioni utili e naturalmente è un evento che rappresenta per Lignano il trampolino di lancio, un trampolino di lancio per un futuro in cui magari questi tipi di eventi potranno essere ripetuti. E si bissa subito a fine luglio in realtà? Beh, se tutto dovesse andare bene, incrociamo le dita e tutti siamo convinti di ciò, sicuramente quello sarà più facile, no? Adesso è un po' un salto nel vuoto, dunque non c'è uno storico, anche per noi le valutazioni ingegneristiche sono state molte, sono state varie, però sicuramente dopo la realizzazione di questo debutto avremo dei dati concreti su cui ragionare, su cui lavorare per il futuro. E andiamo anche sulla pagina Facebook di Jovanotti, troviamo un post di qualche ora fa scritto durante la notte dallo stesso Jovanotti, che è già a Lignano, come sappiamo, impegnato nelle prove del Jova Beach Party. Ci siamo quasi, ha scritto Jovanotti, stiamo per partire, ne abbiamo parlato tanto, adesso lo facciamo. Io sono pronto, non so per cosa, ma so come mi sento, ho voglia di suonare, di lasciarmi andare, di fondermi con gli elementi. Spero che queste siano grandi giornate di musica nel luogo più bello del mondo, la spiaggia, davanti al mare. Queste le prime righe di un lungo post di Jovanotti che ha proposto sulla sua pagina Facebook anche un video in cui mostra appunto le prove del concerto. Ecco qua alcune foto e poi appunto anche il video, eccolo qua, che ci mostra le prove del concerto nella palestra di Lignano. Sentiamo anche un po' di audio di fondo. Infatti avevo passato quello lì. I contributi che aumentano ovviamente l'attesa per questo evento che porterà a Lignano più di 45.000 persone. Alla presenza, voltiamo pagina, dell'assessore regionale alla cultura Gibelli, gli artisti associati di Gorizia hanno presentato il progetto di residenze creative artefici, ambito da 150 compagnie italiane. Ci ha spiegato tutto il direttore degli artisti associati, Walter Bravo. Presentiamo Artefici. Artefici, il programma di residenze creative di artisti associati, è un programma triennale che noi gestiamo insieme e con il contributo e il sostegno del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Friuli Venezia Giulia. Questo è il secondo anno di attività, abbiamo chiuso il primo anno con successo, quest'anno si sono presentati 115 artisti per seguire le nostre residenze. Le residenze non possono essere ovviamente così tante, sono state scelte 6 residenze di teatro, di drammaturgia contemporanea italiana e straniera e di danza. Il pubblico potrà partecipare in qualche modo? Certamente, ci sono previste molte azioni sul territorio, che sono azioni ovviamente di innanzitutto prove aperte, quindi il pubblico potrà partecipare, ma anche workshop, spettacoli itineranti. Ci sarà un'attività molto vivace sul territorio. È molto importante che gli artisti si mettano in relazione con la città e le città che ospiteranno queste residenze. Dalla cultura allo sport andiamo allora da Maurizio Ferrari, che si trova per noi alla Dacia Arena per il consueto aggiornamento sullo sport. Maurizio, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Angela, buongiorno ai nostri telespettatori. Aggiornamenti che riguardano quello che succede qui allo stadio, perché come vi avevamo anticipato ieri, continua la marcia di avvicinamento al campionato di Serie A, che passa anche da tutta una serie di test in vista della nuova stagione. Non ancora quelli fisici, che dovrà sostenere la prima squadra a partire da lunedì prossimo, ma quelli che riguardano la Goal Line Technology. Questa mattina due aziende incaricate da parte di
Lega Serie A di testare, di collaudare gli impianti, sono venuti qui, è un giro che si fa in tutte le strutture degli impianti nazionali che devono avere la Goal Line Technology, che se vogliamo, Angela, è anche un po' nata qui, partorita da un'idea del patron Giampaolo Pozzo e poi evoluta nel corso degli anni fino ad essere poi approvata con la tecnologia che adesso è in funzione anche nel nostro campionato e in tantissimi campionati in giro per il mondo. Un collaudo di quello che è l'impianto che è frutto di 14 telecamere disposte lungo il perimetro della Dacia Arena in maniera ottimale, 6 da una porta, 6 dall'altra e 2 invece dedicate poi alla virtualizzazione televisiva per i replay di cui possiamo godere anche nel corso dei match grazie alle trasmissioni di Sky o di DAZN. È chiaro che questo è un collaudo importante, si chiama Fit Test, Final Installation Test, ed è una vera e propria prova come quella che si fa dopo la prima installazione per verificare che sia tutto a posto per poi svilupparsi nelle 19 giornate di campionato. Poi ad ogni partita viene sempre riverificato il buon funzionamento della tecnologia, però questo è un primo step fondamentale per riaccendere il motore anche dal punto di vista tecnologico. Poi c'è anche chiaramente il VAR, spesso protagonista anche durante i tornei che stiamo seguendo con le nazionali. Ieri vi abbiamo dato notizia dell'uscita purtroppo dell'Argentina di Rodrigo De Paul, che dovrà giocare la finale del terzo posto. Nella notte si è giocata l'altra semifinale, c'è stata una grossa sorpresa, Angela, perché ad arrivare in finale con i padroni di casa del Brasile è stato il Perù e non il Cile come da attese, addirittura con un secco 3-0. Dunque l'Argentina con Rodrigo De Paul impegnato si troverà di fronte il Cile dell'ex Alexis Sanchez in una finale e terzo posto che sarà molto probabilmente più dura e ostica del previsto. Questo è un tema magari che svilupperemo meglio nel prossimo collegamento, quello di mezzogiorno. Per il momento, Angela, è tutto qui dalla Ciarena, ti restituisco la linea. Grazie allora a Maurizio Ferrari e noi andiamo a vedere adesso le altre notizie di cronaca che ci arrivano dall'Italia e dal mondo nel consueto servizio curato dall'ANSA. Si comincia con l'eruzione del vulcano Stromboli che, come sappiamo, come abbiamo riferito ieri sera, ha causato anche un morto. Paura tra turisti e residenti per l'eruzione del vulcano Stromboli. Morto un escursionista italiano di 35 anni, ferito in modo lieve un brasiliano che era con lui. Nella notte è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in provincia di Caltanissetta. Una Roma blindata attende oggi Putin. Il presidente russo vedrà Papa Francesco in Vaticano, Mattarella al Quirinale, Conte a Palazzo Chigi, Di Maio e Salvini a Villa Madama, poi un incontro privato con Berlusconi. Il rilancio del dialogo Italia-Russia sarà al centro del vertice col Premier, fanno sapere dal governo. Nuovo stop ai fondi del Pentagono dirottati da una direttiva di Trump, dalla lotta antidroga alla costruzione del muro con il Messico. Una corte d'appello di San Francisco ha congelato le risorse, ritenendo che lasciare al Congresso il potere di spesa tuteli l'interesse pubblico. La guerra combattuta nei sobborghi di Tripoli con raid aerei che si vorrebbero mirati alla fine ha causato, per un dichiarato errore, una strage di decine di migranti, tra cui donne e bambini, uccisi dalle bombe sganciate su un centro di detenzione nei pressi della capitale libica da un aereo delle forze del generale Khalifa Haftar. Il dramma, oltre a unanimi condanne, ha innescato una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le vittime del raid su Tajora, per la maggior parte africani, soprattutto somali ed etiopi, sarebbero quasi 50 ed oltre 130 i feriti, secondo cifre accreditate dall'ONU. L'ultimatum dell'Iran sul nucleare sta per scadere. Se l'Europa non agirà in extremis per contrastare le sanzioni degli Stati Uniti, a partire da domenica la Repubblica Islamica si sentirà libera di riprendere l'arricchimento dell'uranio sopra la fatidica soglia del 3,67% fissata dall'accordo del 2015 fino a quanto vorrà e sarà necessario. Teoricamente una ripresa del cammino verso l'atomica, che però Teheran giura in ogni caso di non volere. E andiamo a vedere adesso anche gli aggiornamenti sulla viabilità, perché c'è un po' di traffico, qualche coda sulla A4, in particolare nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro, in entrambe le direzioni. Ecco qui l'avviso che troviamo appunto sulla pagina infotraffico di Autovie Venete. Ecco anche le linee rosse che ci ricordano appunto i rallentamenti, le code. Ricordiamo, per traffico intenso non ci sono incidenti.
incidenti tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro in entrambe appunto le direzioni verso Venezia e anche verso Trieste. Il meteo adesso, dopo la perturbazione che durante la notte e anche nel pomeriggio di ieri ha portato anche dei temporali abbastanza forti sulla pedemontana, nella giornata di oggi si farà strada un promontorio anticiclonico che favorirà maggiore stabilità almeno fino a sabato pomeriggio. Oggi dunque avremo cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, sui monti possibile qualche locale rovescio o temporale al pomeriggio. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora, anche forte nella notte, moderata invece al mattino, in attenuazione poi durante la giornata. Le temperature massime raggiungeranno oggi i 30-33 gradi in pianura. È tutto per questa edizione del nostro TG, ci rivediamo alle 12 per tutti gli aggiornamenti. A più tardi.